Si parte con Progetto 1000, siamo su Twitch, siamo anche su TikTok e stasera facciamo la parte preliminare del Progetto 1000. Progetto 1000 è un progetto di meccatronica open source collaborativo e stasera partiamo. Questa live sarà una sorpresa assoluta. Per prima cosa andiamo su youtube.com. Andiamo su youtube.com, andiamo sul mio canale, siamo arrivati a 1190 iscritti al canale e per questo motivo possiamo partire con Progetto 1000. Progetto 1000 è un progetto di meccatronica open source collaborativo e se venite su Twitch, su twitch.tv/framesoft, potete collaborare con me alla progettazione di questo progetto. Oggi per prima cosa andiamo a raccogliere tutti i sondaggi che sono stati fatti per Progetto 1000 e vediamo cosa avete risposto. Partiamo subito con andare sulla playlist e andiamo a vedere primo progetto 1000 iscritti. Allora, abbiamo visto che il primo sondaggio, il sondaggio numero 1, diceva Arduino o PIC. Andiamo a vedere nei commenti che cosa mi avete risposto. Un Arduino, qui abbiamo il volo della coscienza, non sappiamo che cosa voglia preferire. Arduino PIC, primo risultato dopo un'ora. Vabbè, questo è Andrea che mi faceva notare che sono finito in prima pagina su Google perché io ho studiato bene come funziona l'algoritmo di Google e quindi io in 10 minuti riesco a essere in prima pagina su Google ogni volta che pubblico un video. Dice che vista la popolarità di Arduino e tanti video disponibili sicuramente sarebbe più alla portata di tanti, ma se l'obiettivo è progettare in team sviluppando ogni fase PCB compreso la scelta va su PIC. E poi aveva cambiato idea, mi ricordo che aveva detto intanto facciamolo su Arduino che poi dopo lo facciamo anche su PIC. Qui abbiamo un terzo punto per Arduino PIC, quindi qua abbiamo un Arduino e un PIC. Per cui dobbiamo andare su Facebook, sondaggio numero 1. Qui abbiamo un Arduino, abbiamo un altro Arduino, quindi abbiamo 3 contro 1 di Arduino. Poi abbiamo anche LinkedIn. Ragazzi, andatevi a vedere anche il corso SEO operativo perché è una bomba. A fine del mese usciamo con il corso SEO operativo per essere in prima pagina su YouTube. Non dovete perdervelo. Sondaggio numero 1. Quindi qua abbiamo carica altri commenti. Abbiamo un altro Arduino, quindi siamo 4 contro 1 di Arduino. Poi abbiamo anche su TikTok, mentre sono in live con voi su TikTok, mi vado a vedere anche qua. Abbiamo il primo sondaggio, i commenti. Allora, qua non ci sono commenti. Bene, benissimo. Allora, siamo a 4 per Arduino contro 1 per i PIC, quindi vince Arduino. Poi, sondaggio numero 2, encoder ottico o accelerometro XYZ. Quindi andiamo a vedere che cosa avete risposto a questo sondaggio. Un encoder ottico, 2 encoder ottico, 3 encoder ottico, un accelerometro, quindi siamo 3 a 1 su Facebook. Non ci sono commenti. Andiamo a vedere su LinkedIn, sondaggio numero 2, abbiamo 28 visualizzazioni, non ci sono commenti. Andiamo a vedere invece su TikTok, nel sondaggio numero 2 non ci sono commenti, quindi vince l'encoder ottico per 3 a 1. Poi abbiamo sondaggio numero 3, Lego o stampante 3D. E vediamo che cosa succede. Lego o stampante 3D, abbiamo qua nei commenti, abbiamo una stampante 3D e un Lego, 1 a 1. 2 e 3, 3 a 2. 3 di Lego contro 2 della stampante 3D. Andiamo a vedere su Facebook. Sondaggio numero 3. Il professor Levi non si sbilancia. Andiamo a vedere su LinkedIn. Sondaggio numero 3, non ci sono commenti, invece vediamo su TikTok, stampante 3D. Allora, qui siamo 3 contro 3, ma io devo dare un verdetto definitivo. Quindi, siccome mi ricordo che, avendo sentito anche persone fuori dai sondaggi ufficiali che votavano più per
la stampante 3D, io direi stampante 3D. Quindi abbiamo 4 contro 3. Se la son giocata comunque, eh? Io direi che qualcosina potremmo inserire anche di Lego, eh? Cosa ne pensate? Vediamo un po' cosa viene fuori. Poi andiamo a vedere il prossimo sondaggio, il numero 4. Vuoi che sia standalone o comandato da remoto? Standalone, interfacciato con l'esterno. Standalone, standalone. Quindi 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3. Qui abbiamo 3 a 3. Anche qui vediamo che c'è parecchio dibattimento, ragazzi. Sondaggio numero 4, nessun commento. Andiamo a vedere di qua, sondaggio numero 4, anche qui tante visualizzazioni, nessun commento. Andiamo a vedere qua la seconda, quindi vuol dire con apparato. Allora qua, ragazzi, siamo 4 contro 4. Allora facciamo una cosa, faremo un progetto di un dispositivo di meccatronica che riesce capace di lavorare da solo, quindi stand alone, e anche collegabile col mondo esterno. Facciamo così, perché questo sondaggio è andato proprio pari merito. Poi andiamo a vedere il prossimo sondaggio. Allora, muto o sonoro? Qui mi sembra di ricordare che ci sia stata una bella invece decisione tutta da una parte. Andiamo a vedere sonoro 1, muto un altro. Sicuramente sonoro, muto. Abbiamo 4 a 2, 2 muto e 4 sonoro. Poi abbiamo sondaggio 5. Niente, qui non c'è nessun commento di rilievo. Numero 5, muto o sonoro? Visualizzazioni, ma nessun commento. Andiamo a vedere qua invece muto. Qua mi dicono muto, quindi 3 contro 4 dicono muto, quindi invece dicono muto, mentre 4 dicono sonoro. Quindi il progetto 1000 avrà uno speaker per emettere dei suoni. Prossimo sondaggio, che cosa diceva? Cieco o con telecamera? Uno con telecamera, uno vedente. Vedere senza gli occhi potrebbe essere più stimolante. Qui il volo della coscienza tira l'acqua sul mulino, perché sapete che Claudio fa ricerca interiore. Capace di vedere, quindi sono 3, sono 4 a 0. Però andiamo a vedere anche con Facebook. E intanto questo qui era la dimostrazione plateale, che sono andato primo su Google. Allora, il sondaggio numero 6, qua su Facebook non aveva risposto nessuno, invece su LinkedIn visualizzazioni ma nessun commento. Allora andiamo a vedere di qua, sondaggio numero 6, niente commenti, e quindi vince con telecamera, assolutamente. Ultimo sondaggio, questo era il più bello di tutti. Se deve essere procedurale, diciamo anche stupido, tra virgolette, o se deve avere un'intelligenza artificiale. E vediamo che cosa avete risposto. Intelligenza artificiale 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'è stato un popoloso sbilanciamento per l'intelligenza artificiale. Ovviamente l'intelligenza artificiale è un tema attualissimo. Vediamo su Facebook che cosa mi avete risposto. Non ci sono commenti. Andiamo a vedere su LinkedIn. Niente, tanta gente che li guarda i sondaggi, ma nessuno che mette il voto. Ultimo sondaggio su TikTok, non risponde niente nessuno. Quindi ora andiamo su GitHub a riportare queste modifiche. Se andate sotto i vari sondaggi, esiste questo link, il progetto su GitHub, dove praticamente si può vedere l'avanzamento del progetto. Su GitHub vediamo come procede il progetto e ci sono tutti i sorgenti del progetto. Andiamo a vedere README, modifichiamo questa parte. Poi prendiamo questa cosina qua, visto che questo è già pubblico, adesso abbiamo pubblicato le scelte della community. Ora dobbiamo fare anche quest'altra cosa, Arduino. Visto che il progetto verrà fatto su Arduino, vi faccio vedere che cosa c'è per Arduino. Andiamo ai progetti, guardate che cosa c'è qua per Arduino. In pratica esiste un editor per i progetti che ci permette di realizzare i progetti direttamente online. Adesso non vi sto a spiegare che cos'è Arduino, ma volevo soltanto riportare qua
la statistica. Quindi abbiamo Arduino, abbiamo encoder ottico, abbiamo stampa 3D e poi abbiamo sia standalone che comandato, muto sonoro è chiaramente sonoro, poi abbiamo un cieco o con telecamera, vince telecamera, questa robina qua con Arduino, vediamo come si può fare perché è una bella gara. Allora salviamo, questa cosina qui è salvata. Vedremo come funziona il nostro Arduino in un altro momento, perché adesso ci concentriamo invece sulla definizione delle specifiche. Allora ragazzi, io opterei per questo quaderno qua con la tigre, cosa ne pensate? Mettiamo una bella etichetta così, poi con il pennarellone scriviamo il nostro hashtag progetto 1000. Sapete che io i progetti li faccio sui quadernoni, lo dicevo anche nel video che ho pubblicato in settimana, per questi motivi, perché i quadernoni hanno innanzitutto una carta molto buona, si scrive molto bene sul quadernone, hanno la possibilità di mantenere l'ordine cronologico perché le pagine rimangono tutte attaccate e comunque il progetto sarà tutto qua dentro. Dunque, da dove cominciamo? Io ragazzi vorrei farvi vedere questa cosina qua. I ragazzi che sono stati in live su TikTok lo sanno già, il cubo di Rubik è diventato un attimo un trend del momento. Il trend del momento, sappiamo tutti che il cubo di Rubik, esistono un sacco di progetti in rete che sono in grado di risolvere il cubo di Rubik. Io mi sono proposto, vorrei proporvi di creare tutti insieme, seguendo le nostre 7 specifiche, di creare un robot che sia fatto basato su Arduino, con encoder ottico per gestire i movimenti, costruito attraverso una stampante 3D, che sia capace da solo o comandato da remoto di risolvere il cubo di Rubik, che sia capace di emettere suoni, per esempio quando risolve il cubo di emettere un pipip urrà, non so, un qualche effetto sonoro, oppure eventualmente che possa chiedere all'interlocutore, no? Delle cose, cieco o con telecamera, quindi capace di vedere i colori delle facce da solo e di rimetterle a posto da solo. E con intelligenza artificiale io proporrei di proporre le varie sfaccettature che si vengono a formare sul cubo ad un algoritmo, diciamo così, di intelligenza artificiale, per andare a capire quale sia l'algoritmo migliore da applicare per quella particolare situazione. Allora, il discorso è molto semplice. Esistono già dei progetti, dei robot capaci di risolvere il cubo di Rubik. Il mondo di internet è pieno. È vietatissimo copiare gli altri progetti. È vietato copiare gli altri progetti e in questo canale noi non dobbiamo far vedere quanto siamo bravi a risolvere il cubo di Rubik, ma dobbiamo insegnare alle persone come si costruisce un robot capace di risolvere il cubo di Rubik. Penso che questo sia l'obiettivo più grande, cioè non essere capaci di risolvere il cubo di Rubik, ma creare un progetto dove si veda dall'inizio alla fine tutta la serie di passaggi che consentono a una persona qualunque di imparare a diventare un progettista di meccatronica. L'idea è, visto frontalmente, vorrei creare una telecamera. Una telecamera che guarda in questa direzione, sorretta chiaramente da una struttura, e questa struttura deve contenere al suo interno due manipolatori. Due manipolatori, uno di qua e uno da quest'altra parte. Questi due manipolatori devono avere la possibilità di fare i seguenti movimenti: su e giù,
quindi su e giù anche questo, e girare intorno, girare questo e girare quest'altro. L'altro movimento che deve fare è aprire e chiudere le pinze, aprire e chiudere le pinze, quindi in questo modo. Per cui qua sotto ci sarà una base, adesso visto proprio in qualche modo, non so se mi state seguendo. In pratica deve essere capace di, adesso qui sta proprio nascendo in questo momento, il progetto è un progetto che si sta formando dalla fantasia, dall'inventiva, non c'è niente ancora di fatto. In pratica questo è molto stilizzato. Possiamo immaginare che all'interno della manina ci sia un meccanismo di questo tipo, qua, con una sorta di vite senza fine di qua e un'altra vite senza fine di là, poi dopo la progettazione la faremo meglio anche sul CAD, la vedremo meglio. In pratica qua, motorizzandolo in questo modo, direi che le manine possono aprire e chiudere. Però c'è un problema, che il cubo, a mano che lo si muove, allora la presa deve essere fatta in questa maniera, a 90 gradi. Cioè una manina che può muovere in questo modo e l'altra che può muovere in quest'altro. E la presa deve essere effettuata sul blocchetto centrale, in modo che quando muovo questo non interferisce con quest'altro. La prima mossa come si fa? Perché io devo inserirglielo nelle sue manine, questo affare, no? Quindi per inserirglielo dobbiamo creare una base qui sotto, una base fatta in un certo modo che quando il cubo è poggiato una mano può scendere, il movimento di alzarsi e abbassarsi visto dal fianco sarà un movimento in questa maniera qua. Quando lui si abbasserà avrà la presa in questo modo. Quando sarà alto deve andare poi a corrispondere con l'altra mano. E per cui che cosa succede? In pratica dovremmo creare la base d'appoggio qua sotto in maniera che quando il braccio è in questa inclinazione deve prendere il cubetto qua, esattamente qua, e poi se lo deve portare su. Portandolo su lo deve portare all'altezza dell'altra manina, che magari aspetta aperta, poi si chiude e poi è già capace di girare. Inoltre le manine dovranno essere disegnate in modo tale che quando apre e si rigira magari, oppure cosa succede? Che il cubo deve poter o girare o deve poter aprire la presa, aprire, fargli girare il cubo dentro, richiudere e poi ripartire con le mosse. Oppure aprire, girare, riprendere qua e consentire all'altra manina di fare la mossa. Quindi i movimenti sono questi: aprire, chiudere, girare, girare da chiuso o girare da aperto. Ma c'è una cosa particolare che vorrei creare, cioè che quando si aprono entrambe il cubo deve poter cadere in una posizione privilegiata per poter fare un setup. Quindi io vorrei che qui ci sia una manina fatta in un certo modo con un particolare disegno, e lo dovremo progettare in maniera accurata, tale per cui il cubetto possa
posizionarsi alla perfezione. Ok, allora abbiamo Arduino che comanderà tutti i movimenti, e poi abbiamo l'encoder ottico, dove lo mettiamo, se qui facciamo una ghiera tutta intorno, un altro motore si occuperà di far girare il polso. Questo polso qua dovrà girare, e quindi per sapere la posizione del polso abbiamo bisogno di un encoder. Encoder ottico assoluto, relativo, andremo a vedere quale ci conviene utilizzare. Quindi abbiamo un motore per aprire e chiudere la pinza, un motore per girare il polso, un altro motore per far su e giù con il braccio, quindi ci vorranno presumibilmente 6 motori. Poi ci vorranno alcuni encoder ottici. Per esempio potremmo creare dei sensori di posizione sulla pinza, per esempio in questo modo qua, un sensore di pinza aperta, un sensore di pinza in una certa posizione e un sensore di pinza chiusa. Quindi potremmo creare una forchetta ottica che ci dia la posizione in varie situazioni. Poi potremmo utilizzare un altro encoder ottico per vedere la posizione del polso. Potremmo creare, per esempio, se il polso lo vediamo da quest'altra posizione qua, potremmo creare una codifica, per esempio con 3 forellini, dove sulla base di come stanno messi questi forellini si potrebbe definire il senso di rotazione, per esempio, che ne so, magari con una codifica particolare, cercare di capire quando il polso è in una certa posizione. E ci bastano anche poche posizioni, quindi anche solo 4 posizioni, per esempio, quando il motore gira in un certo modo. Bisognerà fare attenzione, perché il motore che c'è all'interno, quello della pinza, potrebbe avere dei problemi con i cablaggi. Però se il motorino della pinza riusciamo a tenerlo fissato alla parte fissa, questo problema lo risolviamo e non c'è bisogno di utilizzare dei cavi flessibili, quindi creare una struttura di un certo tipo. Lo vedremo in fase di progettazione meccanica. Cos'altro c'è da dire? La telecamera deve essere posizionata in maniera da avere un'apertura nell'area di lavoro del cubo. Sarà una telecamera a colori, chiaramente. Non ci interessa la velocità di acquisizione, ci interessa che sia capace di leggere i colori. Quando il cubo è in questa posizione, in questo modo, la telecamera memorizzerà la situazione. Per esempio, in un ciclo iniziale, la telecamera potrà analizzare questa faccia, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi passa alla seconda pinza, molla e può analizzare questa faccia, quest'altra e quest'altra ancora, e in questo modo crearsi la sua mappa dei colori per cominciare a capire quale sia il miglior algoritmo da utilizzare. A questo punto, che cosa rimane? La stampa verrà fatta tutta in stampa 3D. Inizialmente deve essere capace di risolvere il cubo da solo, anzi, inizialmente riceverà comandi dall'esterno. Per esempio, sapete benissimo, questo è il cubo campione. Vedete che su questo cubo sono scritte delle lettere. F è tecnicamente lo standard per la mossa frontale del cubo. Di qua abbiamo la R, vuol dire che il cubo va mosso a destra. Di qua c'è la L, vuol dire che il cubo va mosso a sinistra. Sotto c'è D come down, U come up, e dietro c'è la B come back. In pratica, quando il cubo di Rubik deve essere mosso, noi potremmo inviare dei comandi al nostro robot con la tastiera, per esempio, dove potremmo dirgli R per muovere la faccia destra, R' sarebbe la mossa al contrario, dovremmo inventarci una lettera o una codifica per fargli fare la mossa al contrario, oppure è l'equivalente di farne 3, invece che fare R', cioè tornare in senso antiorario, si può fare 3 volte R per fare lo stesso movimento. In questo modo potremmo prendere gli algoritmi per la risoluzione standard del cubo e utilizzare le lettere standard. Come si fa con due sole mani a fare queste mosse qua? Dovremo crearci un nuovo sistema di riferimento. Per esempio, se questa è la R, per fare la L, cioè la L che sarebbe questa, dovremmo aprire la pinza, fare 2 giri, richiudere la pinza e fare la mossa, poi riaprire e tornare indietro e richiudere.
questo sarebbe la L, poi la F è questo qua davanti, quindi dovremmo fare aprire la pinza, girare, chiudere la pinza e muovere, aprire la pinza, tornare indietro e eventualmente richiudere. Per la B, cioè back, il contrario, fare così, girare e rimettere a posto. La up a questo punto sarà questo qua e alla stessa maniera si gira e si rimette a posto, e la down è questa qua. Quindi tutti gli algoritmi che hanno questa codifica potranno essere applicati prima manualmente e poi, quando verranno creati degli algoritmi un pochino più complessi, potremo definire proprio degli algoritmi più complessi. Quindi prima potremo far risolvere il cubo comandandolo manualmente e poi un po' attraverso l'intelligenza artificiale, un po' attraverso degli algoritmi deterministici, troveremo il modo di fargli risolvere il cubo in stand alone, cioè da solo. Cominceremo a insegnare l'algoritmo del metodo a strati e poi potremo insegnare anche il SIFOP, potremo insegnare gli algoritmi avanzati di OLL, PLL. Attraverso l'intelligenza artificiale potremmo far decidere quale algoritmo OLL o PLL sia il più indicato tra i 57 algoritmi a disposizione. Questo è molto facile da insegnare ad una rete neurale. La cosa bella dei robot che risolvono il cubo di Rubik non è solo risolverlo, ma è anche, prendendo un cubo già sistemato come questo, per esempio, quando uno sportivo del cubo di Rubik si allena alle risoluzioni, è molto comodo quando, dato un cubo sistemato, lo diamo al robottino, lui lo rimette a posto con uno scramble sempre uguale. Mettendolo sempre uguale, io mi devo preoccupare solo di pensare alla solve e non a rimetterlo a posto guastato. Poi diciamo sonoro, ci possiamo sbizzarrire sul discorso del sonoro, potremmo mettergli, che ne so, in un fianco da qualche parte delle casse per riprodurre qualsiasi genere di suono, per esempio quando sta per partire con una scramble o con una risoluzione, fargli fare, che ne so, 3, 2, 1 e partenza, per esempio se vogliamo fare gara con il robot per vedere chi risolve prima il cubo o cose di questo tipo. Io direi che per oggi possiamo anche chiuderla qua. Secondo me sì, l'unica cosa che mi viene il dubbio sulla velocità di risoluzione del cubo, non avendo chissà che esperienza sulla progettazione meccanica, non saprei. Allora, a me non interessa che sia un robot veloce, dobbiamo solo arrivare in fondo al progetto. Il bello deve essere creare il progetto. Quello che conta è creare il progetto online, in live streaming, dove potete farmi le vostre domande e soprattutto se avete la possibilità di realizzare piccole parti del progetto. Mi raccomando, però, le regole sono queste. Per collaborare al progetto bisogna fare in modo, o in live o in registrata, di far vedere tutto il processo dall'inizio alla fine, perché non stiamo qui a mostrare quanto siamo bravi e far vedere il risultato, ma dobbiamo far vedere il processo di progettazione, appunto. Che tipo di progettazione c'è qua sopra? C'è sicuramente una progettazione meccanica, che è la prima parte che io farei, perché quando abbiamo il prototipo meccanico intanto possiamo provare a muoverlo con le mani senza un'elettronica. La seconda fase è sicuramente quella di inserire tutta la motorizzazione, creare tutti i meccanismi motorizzati e cominciare a vedere se intanto il cubo lo tiene in mano, se lo muove bene, anche soltanto dandogli con una pila al più e al meno, vedere se i movimenti li fa. Dopodiché c'è tutta la parte di progettazione elettronica. Quindi prendiamo Arduino, troviamo, intanto comprerò tutto il materiale, quindi le telecamere, quindi i motorini, quindi tutti gli encoder necessari per realizzare l'elettronica. Utilizzando i fondi che mi stanno arrivando da YouTube, comprerò tutto il materiale. Ho già individuato su Amazon i vari codici e piano piano, parallelamente, potremo creare anche lo schema elettrico delle connessioni elettriche. Io non ho alcuna esperienza sulle telecamere, quindi sarà anche una fase di sperimentazione molto interessante. Vedremo proprio anche come fare la scelta delle telecamere, come fare la scelta dei motori. È importante fare uno studio delle dinamiche, quindi capire quanta forza serve e se c'è da fare un rapporto di riduzione di un certo tipo. Insomma, ci sono tante cose da tenere presenti nella progettazione. Facciamo un po' di riepilogo. Innanzitutto, se vuoi sostenere questo progetto, metti un bel like,
condividi questo video con tutti i tuoi amici progettisti. Ti ricordo che mi trovi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e adesso anche su Twitch e anche su TikTok e su CamTV. E mi raccomando, partecipate alle live Twitch tutti i giovedì sera alle 22. Portate i vostri commenti, portate le vostre idee. Se nel frattempo avete voglia di portare avanti in solitaria il progetto o una piccola parte del progetto, comunque teniamoci coordinati, scrivetemi pure su Messenger o sulle varie messaggistiche dei social. Io per oggi la chiudo qui, per oggi è tutto, vi mando un grande abbraccio e vi saluto, ciao!